La rassegna stampa è offerta da... Lunedì 8 aprile, buongiorno a tutti e benvenuti al nostro appuntamento con la rassegna stampa. Giornale d'apertura, Il Messaggero, lavoro, 1 milione di licenziati, dati del Ministero, nel 2012 peggiora la situazione, più 14%, il picco nell'ultimo trimestre. Decreto imprese, le regioni chiedono modifiche e compensazioni rinviate all'anno prossimo. Roma, Marino vince le primarie, affluenza flop, polemica sui Rom, l'alleato dell'estrema sinistra al 50%, ai seggi solo in 100.000. Protesta dei grillini, commissioni al via o occupiamo l'aula. Fiorentina Milan, l'intervento del sindaco Baraonda in tribuna a Firenze, Renzi si alza e difende Galliani. La Gazzetta del Mezzogiorno, un cancro al giorno anche i medici al corteo contro l'Ilva, migliaia per le strade di Taranto con striscioni e cartelli, assenti i sindacati, gli operai del siderurgico. Il TAR sospende la diffida sulle discariche e domani l'attesa decisione della Consulta. Puglia escluse 165 imprese dalla cassa in deroga, fondi fino al 31 maggio grazie ai 23 milioni in più. Per ragioni tecniche, giovedì fanno il punto con la stampa Vendola e l'assessore Caroli. Il lavoro che non c'è, oltre 1 milione di licenziati nel 2012, boom a fine anno. Verona, il vino salvato dall'export, aperto Vinitaly tra timori e speranze, 150 le nostre aziende. La crisi colpisce i consumi, resistono Puglia e Basilicata. Indagini dei vigili urbani, cedole assicurative contraffatte a Lecce, scatta la caccia ai falsari. La Gazzetta di Lecce, tagliandi assicurativi contraffatti, vigili urbani a caccia dei falsari. La Polizia Municipale scopre 3 cedole fasulle dopo essere intervenuta in alcuni incidenti stradali. Indagini su un'ipotetica organizzazione. Multe per 700 euro, sequestrati i mezzi e denunciati i proprietari. Il comandante Zaccheo, occorre rispettare le norme per la sicurezza degli utenti della strada. Lecce, nel mirino il servizio di bike sharing e blitz dei ladri all'ex Aurora, rubate le ruote di due biciclette. La denuncia, cartelle esattoriali aumentano gli interessi del 15%. L'iniziativa, la Porsche di Perrone, sfila nel Borgo Antico, in piazza Sant'Oronzo, 150 auto e moto d'epoca, dame e cavalieri in costumi risorgimentali. Prima divisione Bonetti, punto su Lecce, ha più qualità del Trapani, l'ex tecnico del Gallipoli analizza la volata. Casarano inseguito ed arrestato con la coca negli slip. Concludiamo con il quotidiano Comune senza soldi, il Ministero dell'Economia certifica l'emergenza Lecce Maglia Nera del Grande Salento. In cassa solo 230.000 euro, per le imprese meno di 30.000. Le sfide del turismo, ponti, boom di prenotazioni, guerra dei prezzi per agosto. Ferito, si aggrava in ospedale, in coma un giovane militare, incidente durante un'esercitazione di Neviano la vittima. Le manovre della politica, Sel verso il PD, Vendola lancia l'ipotesi fusione. La rassegna di Verona, Vinitaly, avvio col botto, premio speciale alla Puglia. Taranto, la manifestazione, paure e lacrime, figli in pericolo, le mamme, un peso, mettere al mondo un bimbo qui. I medici guidano la marcia per la vita, basta morti, in 5.000 in piazza, tra slogan e cori, città senza Ilva. Non c'è giorno senza una diagnosi di tumore, la denuncia shock del primario Viesti, cancro a tutte le età. Università del Salento, 80 milioni per i campus, oggi la firma dell'intesa istituzionale di programma tra Vendola e Barca. Il patto di stabilità blocca tutte le opere, botta e risposta sui tempi della spesa dei fondi tra PDL e PD. Vinitaly per la Puglia, partenza con il botto, grande interesse del pubblico e premio per Stefano. Design made in Salento alla Triennale di Milano, materiali e lampade di nuova concezione in mostra sino al 14 aprile. Il comune corre in soccorso, strade e pulizia a Torre Chianca, dopo la minaccia di un esposto si muovono gli assessori. Messuti, presto i lavori, Guido, pronto il dragaggio dei canali. Allarme liquidità, 230.000 euro in cassa e il comune va giù. Lecce all'86 posto, solo 30.000 euro per le imprese. Nessuna paura per gli stipendi, parla il sindaco, boccata d'ossigeno con l'Imo di giugno. Abbattuti 50 milioni di debiti fuori bilancio, il risanamento è quasi concluso. Paura in tangenziale, sfonda il guardrail, vivo per miracolo, asfalto bagnato, l'auto finisce contro le barriere allo svincolo. Illeso, un 51enne. E le auto storiche conquistano la città, le vecchie signore sfilano e battono anche la pioggia. Prenotazioni, corsa ai ponti, guerra di prezzi per agosto. Nel Salento in arrivo una nuova ondata di vacanzieri. Estate low cost, prezzi troppo alti, un incontro con gli operatori. La movida non basta, il territorio cresce con target di qualità. L'assessore provinciale mette in guardia dalle formule mordi e fuggi. La sfida di Pacella serve un coordinamento per le nuove strategie di accoglienza. Neviano, ferito durante un'esercitazione, gravissimo un giovane militare, Jonathan Pinzi, 25 anni, vittima di un'esplosione in Sardegna. Casarano con la cocaina negli slip, arrestato 34enne, è stato fermato dalla polizia dopo un inseguimento sulla tangenziale.
San Nicola, primario e fumata nera si va al ballottaggio, centro-sinistra passano Faraghi e Scorrano, fuori tempesta. Martignano, ingiuria alla vittima, tutto inventato, scritte offensive contro la giovane che avrebbe subito abusi da parte dello zio 73enne condannato a 2 anni. Cinema europeo, via al festival, a Lecce si apre la 14ª edizione della manifestazione dedicata quest'anno a Francesca Neri e Aki Kaurismäki. Si comincia con il pasticcere girato nel Salento e da domani il concorso e le rassegne. Comincia anche la gara musicale per il concerto del 1º maggio, 24 i concorrenti tra band e solisti. Le esibizioni si terranno alle officine Cantelmo di Lecce fino a sabato prossimo. Infine lo sport, Angelozzi vede il Trapani favorito, Castillo è ok, il direttore sportivo del Bari, ex giallorosso, sulla volata finale per la promozione in B, ma stasera il Lecce tifa per il Sud Tirol. Il sogno del primo posto non è sfumato. Bene, la nostra rassegna stampa termina qui. A più tardi con TG News 24. Buona giornata. La rassegna stampa è stata offerta da...